Ciao Fernando, raccontaci come è iniziata la tua carriera d'attore. Ma la mia carriera d'attore è iniziata 3 anni fa e tutto nato per gioco, tutto nato per curiosità più che altro. E voi perché magari conoscevo già tante pornostar in questo settore, voi perché conoscevo già tante donne e già gli addetti ai lavori in questo settore che mi hanno consigliato e spinto nel fare questa scelta e questo lavoro un po' particolare. In quale anno è uscito il tuo primo DVD e come si chiama? Allora, il film che ha fatto tra l'altro conoscere Fernando Vitale, insomma, al pubblico e al mondo porno è stato Da tronista a trombista. Forse è uno dei film che comunque ha in quel periodo, ci parliamo nel 2009-2010, ha incassato di più. E insomma, un film che parla del passaggio proprio da uomini e donne al porno. Quanti film e scene hai girato? Una cinquantina, insomma 50 film e tante scene, tanti gonzi che poi vengono chiamati in questo settore che vengono trovati sul sito www.fernandovitale.com. Le Come passi le tue giornate? mie giornate le passo come le persone normali, anche se comunque non sono tanto normale. E niente, insomma, amo lo sport, amo fare tante cose, sono una persona molto dinamica, molto, ecco, mi piace comunque impegnare la giornata con palestra, con uscite, amici, lavoro e le cose, insomma, che fanno tutte le persone normali. E ovviamente, insomma, la musica. Preferisco Preferisce le bionde o le more? le donne. Come ti mantieni in forma? Parlaci Facendo tanto sesso. del tuo lavoro da DJ. Un'esperienza bellissima, una partenza più che altro bellissima. Niente, sono circondato da persone molto forti. Nick Paino, il mio produttore, uno dei migliori in questo settore, mi ha lanciato, insomma, nel settore musicale. E tanti progetti, tante cose che farò, io mi auguro di lasciare un segno come l'ho lasciato nel mondo della televisione e del porno. Quale parte del corpo che piace di più alle ragazze? I piedi? No. Le orecchie? No. Ma non lo so, molti dicono gli occhi, molti dicono le labbra e altre ancora dicono lui, quindi. Piacciono le ragazze con il seno rifatto? Sì, si è rifatto bene, sì. Cosa consigli ai ragazzi che vogliono fare gli attori? Ma questo non è il periodo molto indicato, e anche perché fare l'attore non è un lavoro molto, molto semplice, anzi molto difficile. Però, ecco, se non c'è lavoro, se non c'è nulla, ecco, provate anche a fare questo lavoro. Hai un sito web? www.fernandovitale.com e tra 2 settimane uscirà il mio sito da DJ, quindi insomma, è quello che molti stanno aspettando. È vero che hai lasciato l'hard? Sì, ho lasciato l'hard e lo ripeto, ho lasciato il porno. Vuoi aggiungere qualcosa a questa intervista? Credo come ho fatto con la televisione, nel porno ho lavorato per 2 anni e mezzo, ho fatto tante, 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 tante cose, addirittura, insomma, per uno che comunque faceva televisione, entrare in questo settore già, insomma, ecco, è visto in maniera diversa un po' da tutti. Fare quello che ho fatto, cioè 50 film, www.fernandovitale.com, addirittura, insomma, dei screzi e dei paragoni con il re, con Così Freddi. Credo comunque di aver fatto tanto, 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 tanto. Di sicuro le persone si ricorderanno di Fernando anche per il tronista porno, quindi sono stato l'unico e va bene così. Vuoi lasciare un messaggio a tutti i tuoi fans? Ma io saluto tutti, soprattutto tutte le ragazze che comunque insomma, guarderanno questa intervista, quelle che mi seguono su Facebook, quelle che mi seguono su www.fernandovitale.com, quelle che mi seguiranno sul sito da DJ che, insomma, presto uscirà. E come sempre, come dico sempre io, non fate la guerra, non ubriacatevi, non drogatevi, ma fate tanto, 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 tanto sesso. Da Fernando Vitale, un bacio.